Lucia Annunziata ha sollevato il caso. Il suo attivismo a mezz'ora in più a favore della maternità surrogata e la parolaccia pronunciata di fronte al ministro Eugenia Roccella sta facendo discutere. Dopo la richiesta di abolire il canone da parte della Lega e di voltare pagina da Fratelli d'Italia, ecco che Nicola Fratoianni corre in soccorso alla giornalista di Rai 3. Il motivo? Le critiche che Maurizio Gasparri ha rivolto all'Annunziata. Il problema, ha tuonato il senatore di Forza Italia, non è nemmeno la parolaccia che ha usato, ma la protervia con cui si è rivolta anche al Parlamento e alle commissioni, imponendo a Camera e Senato la sua agenda e la sua visione. L'Annunziata lo fa con spontaneità. È la tipica intolleranza parastalinista di alcuni settori della sinistra che sono ossessionati da questo tema. Per fortuna presto anche nel servizio pubblico ci sarà una stagione di libertà e di pluralismo, che restituirà gli stalinisti a Stalin e la televisione a un vero e arioso dibattito delle idee. A stretto giro il leader di Sinistra Italiana non manca di dire la sua. Le minacce di Gasparri e della destra Lucia Annunziata rendono bene l'idea di quali siano le intenzioni della maggioranza nei confronti del servizio pubblico e del pluralismo radiotelevisivo. E ancora, al netto delle ridicole accuse di stalinismo che si commentano da sole, la pratica delle minacce ai giornalisti è grave e va respinta con forza. Finita qui? Niente affatto. Fratoianni rincara la dose. Gasparri è un parlamentare. Si dovrebbe rivedere la trasmissione per accorgersi che nessuno minaccia l'Annunziata, che tanto fa quello che le pare da decenni in Rai, con la Rai e della Rai. Ma che è lei che minaccia il Parlamento, irridendo le commissioni che votano e sognando un mondo in cui il Parlamento voti solo come dice lei, marchese del grillo degli schermi e della politica. Quindi Fratoianni difenda la sovranità del Parlamento invece di quella dei suoi amici televisivi. A meno che non la pensi come il suo predecessore Vendola, che ormai si è messo anche a praticare la blasfemia nei confronti di San Giuseppe. C'è gente che non ha limiti. Noi continueremo a batterci contro l'utero in affitto, lo sfruttamento delle donne, la compravendita dei bambini. E quelli che la propongono da sinistra saranno sconfitti in nome della democrazia e della libertà.